Buongiorno amici, nuovo vlog qua su Marci Vlogs. Dopo un mese di assenza, chiaramente per le vacanze, siamo tornati su questo canale ed oggi con un video molto speciale perché i miei amici di Tops ormai siamo un tutt'uno, Marci e Tops è tipo un tutt'uno, hanno deciso di farmi vivere un'esperienza incredibile, ovvero quella di venire a fare 3 giorni all'autodromo di Monza per vedere la Formula 1 chiaramente e per vivere dei giorni assieme a loro dietro il bancone delle vendite. Ovviamente ragazzi, per chi ancora non lo sapesse, Tops è leader mondiale nella produzione di karts della Formula 1, della Champions League, eccetera, eccetera. E qui, ragazzi, sono dei prodotti della Formula 1. Questo è il Value Box, nel quale all'interno ci sono 3 pacchetti di un'edizione limitata. Qui c'è il pack gigante con un sacco di karts e di pacchetti che potete appunto prendere. Poi ci sono le mie preferite, ovvero le Team Box, che sono queste 3 cose che all'interno hanno sempre delle karts, sempre delle edizioni limitate, c'è Senna, ci sono un sacco di cose belle e sono colorate e poi le potete utilizzare per fare altro. Io tipo qui ho le doppie della Formula 2, qui ho le doppie della Formula 3 perché sto facendo gli scambi con alcuni fan, perché ovviamente non è che io collaboro e basta e faccio solo vedere le cose. Io sono un super fanatico della Formula 1 e l'album l'ho quasi finito, mi mancano giusto tipo una decina di carte, quindi poi sto parlando con i fan. E ovviamente ci sono anche le 2 cose, ovvero il multipack, che è questo qui con solo delle card e delle edizioni limitate, e in più c'è il pack, quello dove c'è anche l'album. Ma adesso è arrivato il momento di scoprire cosa è successo in questo weekend e passiamo subito a sabato. Buongiorno! Oggi inizia un weekend incredibile perché andremo all'autodromo di Monza a vedere le qualifiche di Formula 1 e domani andremo a vedere la gara. Ma non solo, perché questa sera sarò anche a vedere Atalanta-Monza, quindi giornata veramente piena. Ora sto aspettando il mitico De Marca che sta arrivando, è veramente in fondo, è sempre in ritardo raga. Stamattina mi ha detto 9, mi raccomando ci troviamo giù in garage, andiamo in macchina e via. Alle 9 mi scrive: fra, ma stanotte ho avuto mal di testa, mal la testa e tutto, ci vediamo alle 10. Però ci sta ragazzi, ieri faceva veramente un caldo atomico, quindi è capibile questa cosa, di conseguenza siamo un po' in ritardo. Ma vi dico solo che ieri, che non vi ho filmato, sono diventato un venditore di Tops, cioè ero tipo dietro il banco a vendere i bundle eccetera eccetera. Oh, uno l'ho venduto, in inglese peraltro, quindi sono fortissimo, oggi ci riproviamo. Lo stand di Tops si trovava nell'area fanzone dell'autodromo di Monza, che era confinante con il rettilineo dopo la Ascari. All'interno della fanzone, oltre ovviamente al nostro meraviglioso stand, si trovavano anche cibo, bevande e delle attività molto divertenti, una delle quali mi ha fatto veramente impazzire. Non vi ho fatto il video mentre lo facevo perché non me l'hanno fatto fare. Ti sparavano la quantità di vento che prenderesti su una monoposto di Formula 1 senza il casco. È stato veramente divertente, avevo tipo la faccia tutta così e mi è piaciuto un sacco. Ragazzi, c'è un burlone che ha praticamente realizzato uno dei sogni di me e Marco. La firma di Luigi. È arrivato il momento finalmente che io e Marco andiamo verso la... Ciao bello. No vabbè. Ciao, vuoi salutare? Ciao. Vuoi fare una foto? Certo. Vai. Allora tieni. Ciao ciao. Dicevo, stiamo andando verso l'Ascari, che è il posto in cui vedremo le qualifiche. Sì. Andiamo, però in realtà sono le prove libere, prove libere. Ieri Sainz ha fatto il primo posto, ma si dice che Verstappen si è nascosto, anche abbastanza. Sembra. Tanto, sembrerebbe. Io ho fatto una follia che dopo vi racconterò, ci vediamo là. Questa è la coppa che ho vinto l'anno scorso perché ho vinto il mondiale di Formula 1 e me l'ha consegnata in diretta De Marc, operatore video. Finite le prime prove libere, abbiamo deciso di recarci nella zona dove c'erano le auto che hanno fatto la storia della Formula 1. Siamo nello stand dove ci sono le macchine storiche della Formula 1. E poi abbiamo deciso di provare il potere forte, ovvero il nostro pass, che ci permetteva di andare in zone per i comuni mortali proibite. Comunque siamo entrati nel paddock di Formula 2 e abbiamo trovato la nuova auto effetto suolo che esordirà dal 2024. Clamorosa raga, per essere una Formula 2 bellissima. Guarda, c'è Marco che sta facendo le riprese.
Abbiamo anche la fortuna di stare in una zona super paddock, super esclusiva, dicevo, nel quale passano le auto di Formula 2 e di Formula 3. Praticamente loro hanno un paddock separato e quando devono andare dentro a fare sprint race, qualifiche eccetera eccetera, spostano con questi quad tutto quello che devono spostare nei vari box, che magari tipo quello della Ferrari lo condivide con la Prema eccetera eccetera. Marco mi fa puntualizzare che non è che entrano dentro i box, ma stanno comunque davanti alle piazzole, possono fare tutto quello che vogliono lì davanti. Comunque il nostro smuto Berator primo posto, però Charlie con le gomme usate da 3 giri ci ha fatto un tempone. Quindi noi siamo fiduciosi per le qualifiche. On point per le qualifiche. Siamo fiduciosi. Speriamo almeno nelle prime 3 posizioni uno dei ferraristi lo vogliamo. Ora torniamo da Tops, che bisogna andare a vendere. Bisogna vendere, cavolo. Vendiamo. Sono diventato un venditore, raga, io. Tornati allo stand, è arrivato il momento di mettere in pratica marci venditore e ho deciso di cimentarmi nel diventare un venditore di karts. E raga, ce l'ho anche fatta, Camilla era abbastanza contenta di me, almeno spero. E poi ragazzi c'è stata un'estrazione per delle karts in edizione limitata firmate da Gasly e da Leclerc. Ed è stato super divertente perché vedere le emozioni delle persone che provavano a vincere una carta super esclusiva con la firma del pilota era veramente impagabile. Inoltre, per chi veniva allo stand appunto a Monza e faceva un acquisto con un bundle prestabilito da Tops, poteva avere queste due carte. La prima è Sainz Gigante e la seconda è Leclerc Rubino. Queste due carte sono state stampate unicamente per Monza, ragazzi. Cioè, potevate averle solo se venivate a Monza e sono veramente incredibili. 572 572. No, ovvio c'è il 7. Grandissimo Marco, siamo pronti per le qualifiche. Allora voglio un toto pronostico bello pesante. Marco dice Leclerc, Verstappen, Sainz. Io dico Leclerc, Verstappen. Dai Carlos! Grande Carlos! Godo! La giornata chiaramente è finita, anzi non è vero, perché alla fine della sera siamo andati a vedere Atalanta-Monza, che però non è andata proprio come speravo perché il Monza ha perso. Ora a casa. Io non vorrei dire, ma quella è la tribuna dell'Atalanta, raga, la curva, guarda che figata, cioè si vede da fuori, sto male. Però alla fine almeno siamo passati di fianco a un concerto delle Winx. Io e Marco siamo perplessi, c'è la musica delle Winx, c'è un botto di gente che canta. C'è un concerto delle Winx. C'è Winx. Comunque Bergamo è un fantaposto, cioè... Ma ora è tempo di passare a... Domenica. A mani basse penso che sia la sensazione letteralmente più bella del mondo. Entrare mentre tutti si stanno facendo quella camminata gigante a piedi e io invece entro con la macchina, col pass auto. Arrivo lì, mi parcheggio, scendo e sono dentro al circuito. Mamma mia, qualcosa di irripetibile nella mia vita. Oggi è domenica in quel dell'autodromo di Monza e finalmente ci sarà la gara. Io andrò a vederlo in tribuna Biassono e devo dire che sembrerebbe veramente molto figo. La cosa bella che non vi ho detto è che mi sono improvvisato venditore, perché ho chiesto agli amici di Tops se avrei potuto mettermi dietro il bancone a vendere le figurine e tutto. L'ho fatto chiaramente per poco tempo e raga, vi devo dire la verità, sono bravo e so anche parlare in inglese. Pazzesco! Nulla raga, non vi potrò far vedere pezzi di gara, ma penso che comunque apprezzerete lo stesso la giornata. Ho mangiato, guarda, era buono. Allora, qua siamo prontissimi per andare al Gran Premio. Raga, ho appena finito di fare le vendite. Vi posso dire una cosa? È stata la prima volta in 10 anni che ho provato a fare un lavoro letteralmente diverso da quello che normalmente faccio, ovvero YouTube, avere l'azienda, seguire persone e tutto. E vi posso dire che figata. Amici di Tops, quando volete io ci sono e verrò a fare il venditore. Comunque ora ci dirigiamo verso la curva Biassono, tribuna Biassono, che dovrebbe essere veramente figa. Vi farò vedere.
gara, ragazzi. Purtroppo non è andata come tutti noi ferraristi speravamo, ma siamo comunque contenti di questo podio che abbiamo fatto. E niente, poteva andare sicuramente meglio. Adesso andiamo da Tops a continuare a vendere. Dai, yeah. È vero, la gara non è andata come volevamo, ma abbiamo deciso comunque di tornare allo stand e di continuare a fare il marcivenditore. Ragazzi, tenetevela a mente perché vi porterò dei video atomici su questa cosa. E abbiamo incontrato una coppia che ha comprato una tin box, la tin box nel quale poteva uscire Senna. E ha detto, se esce Senna, veramente impazzisco. E guardate che cosa è successo. Ho visto il mio compleanno tra qualche giorno. Pure, dai, allora esce. Dai, dai! Dai, un Senna ci sarà sicuro. Eccolo! È uscita! Video, ragazzi, si conclude qua, spero che lo abbiate apprezzato. A me è piaciuto veramente tantissimo vivere questi giorni all'interno dello stand e con tutti gli amici di Tops, al quale voglio veramente bene perché hanno creduto in me e io credo in tutto quello che fanno perché è veramente fantastico. Ci vediamo presto con nuovi video, sempre su Tops, sempre sulla Formula 1 e che ne so, magari anche sulla Champions League. Ciao!